stata inizialmente prevista in casa fino a ieri, ma poi trasformata in on the road perché devo smaltire un po' di incazzatura che è montata oggi in ufficio, quindi ho bisogno di fare due passi. E poi c'è la motivazione nascosta che solo i vampiri angolari potranno dedurre. Aspetto di vedere subito qualcuno tra di voi e soprattutto di vedere qualche vampiro che sappia, eccolo lì, Luca, buonasera, e soprattutto qualche vampiro angolare che voglio vedere se riesce a dedurre il perché questa live sia on the road. Nel frattempo mi sposto dalla road perché chi è veramente in casa del signor, e quindi vado in una zona un pochino più meno problematica dal punto di vista dei trasporti. Prego. L'app non aperta stamattina. Figa. Sei un grande. Cioè, sono passati tre al terzo commento, hai già beccato. Bravo, bravo. Herper Magat 16 è una persona seria, ma io non ho sempre sto difetto di non sentire gli alert delle persone serie. Vabbè. Cazzo. Arrivo subito, eh. Eccolo. Ciao Giulio. Ciao a tutti. Ma scusate, intanto che ho swappato un attimo su Telegram, voi che cosa vedete quando io non ci sono? Figa, fare nella vita di Zano si scappava una minchia, ma perché? Sapete perché? Per il solito motivo. Cioè che quando mi si connette il Bluetooth della macchina al cellulare non si sente mai una clava dal microfono del Bluetooth, fa schifo. L'ha sempre fatto e ultimamente è sempre peggio. Oh. Vediamo tutto frizzato, leggermente più opaco e con la pallina del caricamento al centro. Ok, sei qui per completare i cerchi, bravo. No, vabbè, a parte gli scherzi. Avevo voglia di muovermi un pochino. Non farò figa due ore di live, farò una mezz'oretta direi. Track, mascherina. Ok. Ma che cazzo hai mandato? Ho appena detto. Vada a fare, Farnes che va in live puntuale. Vai a cercare il buco di stamattina. Madonna, figa, mi state facendo paura, non perché avete azzeccato subito il motivo, ma perché chi ha detto vai a cercare il buco di stamattina, ovvero Mr. Fox Life, o mi sta seguendo, oppure riconosce la via degli stronzi oscuri in cui mi trovo in questo momento anche con la luce del giorno. È una combinazione, però sono davvero qua. Ciao Farnes, come stai? Sto bene, bella Farnes, questa settimana che sono in ferie finalmente riesco a seguire qualche live in diretta. Ragazzo dal futuro, bella lì, così si fa. Che ne pensi del... vabbè, repiti una patologia? No. Però non mi ricordo neanche bene cosa voglia dire quell'acronimo lì. Bondage. Boh, non lo so. Farnes, ti dono mia sorella. Va bene. Bella Taru. Olè. Potenzialmente sarà frenzone. Buona. O se non inciamparti. Stavo recuperando la live notturna. Sono arrivato proprio al punto del tuo quasi... figa, quasi inciampo. Quasi disastro per terra, direi. Passo per un saluto. Oh, comunque sia, indipendentemente dall'orario in cui faccio le live c'è sempre qualcuno che sta staccando per andare a lavorare. Meraviglioso, bravo. Bella Nino, figa era ora. Sto vedendo una fregna su TikTok ma chiuso in tempo. C'è Farnes, naturalmente. Tozzo, ciao ciao Farnes. Coloro che recuperano le live vampiresche appena svegli dopo sono i galli angolari? No, sono dei vampiri wannabe, nel senso che se la recuperano appena dopo vuol dire che si svegliano presto, ma non abbastanza presto. E non dovrei... Farnes, siamo diventati vecchi. Ma parla per te, cazzone. Uscito ora. Ti ascolto? Non ho visto. Ti ascolto con auto nuova e Bluetooth. Non si scrive così. Mamma mia, che orrore averlo scritto così. Farnes, te streamando con il 5G inserito nella mascherina. Ok, sempre splendido. Chiudono tutto e oggi è partita la mille miglia. Adopperò il rally e sport di contatto. Vabbè. Da cosa si parla oggi? Non lo so. Oggi volevo fare una live interlocutoria, nel senso che
A dire la verità, vabbè, qualcuno l'aveva già segnalato, però effettivamente anche io mi sono un attimo rotto il cazzo di fare continuamente delle live su PS5, Xbox, Series X, anche perché ormai credo che i giochi siano il dado è tratto, in buona sostanza. Difficilmente da qui al lancio vedremo, e tra l'altro ne sto parlando comunque, vedremo delle altre novità particolarmente succose, nonostante sembri che Sony abbia ancora in serbo qualche novità. Qualcuno si gira guardandomi come per dire: ma cosa fa quello lì? Parla? Sì, parlo, perché non potrebbe essere una videochiamata con la mia mamma in America? No, però vabbè. Dicevamo, quindi volevo prendere un attimo una pausa dall'argomento next gen per poi ritornarci eventualmente più avanti, o nel caso in cui dovessero uscire delle novità di peso, ecco. Oh, che pace, ragazzi, guardate. Ah, ecco, whisky Lamb Foss. Adesso salta fuori anche la Pantegana, eh? No, non ancora. Bene. Confermo, sono la madre dall'America. Farenz, con il telefono in mano sei troppo avanti. Va bene. Quando potremo fissare una data per la giornata mondiale di Farenz? Facciamo passare il Covid e poi decidiamo. Comunque mi tocchi coglione, perché in genere è una giornata mondiale per un morto, quindi... La nutria casomai, ma dopo Holland che fa Nathan Drake, Farenz che in persona Kratos, lo vogliamo vedere, vediamolo cazzo. Saltato per la lunga, vabbè. Lei sul COVID, Farenz che tempo di merda Cremona, ma stai a giocare in sto periodo? Ma vabbè, vuol dire che non segui le live. Classico posto da serial killer. No, non è vero, tra l'altro è uno dei miei posti topici. Quando prima di fare le live venivo a camminare o a correre alla mattina senza un cazzo di nessuno, però il problema è che senza un cazzo di nessuno, ok, un conto andarci ad agosto, settembre, quando alle 5, alle 6 di mattina comunque c'è già un po' di luce, andarci adesso col buio pesto, un po' mi cago nelle braghe. Ciao Farenz, hai giocato l'ultima serie di Tomb Raider? Sì. Farenz, non so se ce l'hai mai spiegato, ma ci potresti spiegare quali sono stati i motivi per cui hai abbandonato il PC gaming durante l'era PS2? Molto semplicemente perché mi ero rotto il cazzo del mondo PC, del mondo di mouse e tastiera, del mondo di aggiornare il computer, perché vedevo uno scatto in più. Assolutamente no, non va bene per me. Farenz, sei profumatissimo, lo so. Farenz, cosa ne pensi di Hotline Miami 1 e 2? Il primo mi è piaciuto abbastanza, il secondo non l'ho giocato. Farenz, insegnami a svegliarmi alle 5 senza andare a letto alle 9. Non vado a letto alle 9. Sanremo Festival Bar. Ostia, questa è una domanda veramente devastante. Ostia, anche te. Salve Gaetano Marino, 97. Questa è una domanda che veramente mi fa male. Mi fa male dentro. Tra l'altro, è qua. Mi stanno venendo in mente delle idee, adesso vi racconto. Dopo riprendo la domanda. Cos'era il titolo della live di oggi? Un'idea condivisa. L'idea condivisa era nata dalla live vampiresca stamattina, no? Perché dicevo, mi piacerebbe fare, una volta ogni tanto, magari anche solo una volta, una live in cui si parla di tutto tranne che di videogiochi. E potrebbe anche essere divertente fare un jukebox angolare non dedicato ai videogiochi, quindi a qualsiasi altra cosa, purché nel limite dell'ascoltabile, ecco, no? E combinazione salta fuori la domanda: meglio Sanremo o il Festival Bar? Sarebbe una bomba. Cazzo! Ecco, vedete che c'è già della gente che gode all'idea. Bene, si potrebbe fare, teniamolo a mente. Meglio Sanremo o Festival Bar? Allora, partiamo dalla premessa. Adesso magari non gliene fregherà un cazzo a nessuno che è venuto qua per ascoltare di PS5 e Series X, ma ce ne fottiamo. Tanto avete visto un primo piano dei miei punti neri. Tanto è bello parlare anche di altro, no? Ogni tanto. Partiamo dalla premessa che perché io sono un fan, tra virgolette, di Sanremo. Non tra virgolette, non voglio sminuire il mio attaccamento per il festival,
ma perché mi riporta ogni anno a quando da bambino e ragazzino guardavo il festival tutte le sere con i miei genitori e registravamo le cassettine delle canzoni per non comprare la musicassetta originale. E qua intanto c'è una gallinella d'acqua. E c'è anche un vecchio runner che sputa, perfetto. Bene, Covid. Ascoltavamo e registravamo dalla radio le cassettine di Radio 2, cioè da Radio 2, da dove cazzo veniva trasmesso. Quindi Sanremo già per questo motivo ha un valore storico, un valore nostalgico. Poi sono stato a Sanremo, non al festival, a Sanremo città, come gita di terza media, e ho amato con la gita di Sanremo, ma perché mi ricordava molto Genova, mi ricordava è la Liguria al 100%, no? Eccola lì la Pantegana, dopo facciamo briciola con Pantegana, con Nutria. E poi perché mi piace in sé la kermesse, commentata su Twitter, ormai quanti anni sono che siamo su Twitter? Aspetta che non... Sei vicino al campeggio? No, hai sbagliato zona. E quindi... Da che video hai preso il wow cazzo dell'Aret? Non lo so. Non ho idea. Potrebbe essere il primo. Come mai sei legato così a Genova? Perché mia zia sta a Genova. Mia zia di Cremona, ma è 50. Ostia. Chi è? Jonah? No. Ione Londet. Vabbè, non ho visto. Londetster. Vabbè. E quindi io sono di Sanremo, che schifo di posto. Vabbè, è ovvio che tu che sei di Sanremo non lo apprezzerai tanto come un turista, diciamo. E questo quindi è ciò che riguarda il mio amore per Sanremo. Il Festival Bar invece è la mia adolescenza, infanzia e adolescenza, dove ovviamente venivano proposte le hit dell'estate di quel momento, Bella, Gio, Cruzza, e quindi anche il Festival Bar aveva un valore sentimentale, diciamo. Purtroppo però sappiamo tutti che fine abbia fatto, e nonostante si sia cercato, grazie, di recuperare con il team, come cazzo si chiama, Team Music Awards, qualcosa di similare, non è il Festival Bar, non è quella kermesse itinerante che caratterizzava le estati della mia adolescenza, appunto. Quindi decidere tra le due è difficile, soprattutto perché una è morta. MTV tutta la vita, no, purtroppo MTV l'ho sempre odiata per i programmi, per i VJ, per tutti quelli, i simpa della compa, no. Giubbino in pelle, sguardo penetrante, sigaretta, che uomo tutto d'un pezzo. Ti piacerebbe fare qualche live di gameplay in caso ci fosse l'occasione? Se volessi farla, la farei. Ma stai andando a Genova? A parte Sibari, sei stato in altri posti, in Calabria? Sibari sì, e l'hai letto dal libro, bravo. Sono stato due volte in Calabria, però non mi ricordo l'altra volta dove fossi, ecco. Farenzo, ho capito bene, o sei un buyer? Hai dei consigli per i tuoi discepoli sulla carriera lavorativa? Che cazzo è un buyer? No, non sono un buyer, se no lo saprei. Sei ancora in contatto con Mattias e Drom? Mi sento proprio poco, da tanto tempo che non li sento. Sei mai stato in Sardegna? Sì, due volte, l'ultima nel 2003. MTV è poco rock and roll. Aspetta che mi giro, che faccio il giro al contrario adesso. Buonasera a te. Pavido. Confermo. Bene. Sei mai stato a Brescia? Sì, molte volte. Andrai al concerto di Sfera e Basta? No, neanche se mi pagassero per andarci. Mi dovrebbero pagare veramente tanto. Tua moglie ha sempre supportato la tua passione da videogiocatore? La mia no, la mia sì. Ma non è che supporti nel senso che fa la ola quando mi vede giocare. Semplicemente non mi caga il cazzo. Sei mai stato ad Avellino? No. In Campania. Oh, la Madonna. Spiffy Golf. È una persona seria, esatto. In Campania ci sono stato solo una volta. Sono stato proprio a Napoli. Cosa ne pensi della scena videoludica italiana? Intesa come studi di produzione. Ahimè, non ho tanto da dire, visto che gli studi di produzione
che abbiano generato dei capolavori, sinceramente non è che siano poi così tanti, ecco. L'ultima vera perla credo che sia i Mario e Rabbids di Ubisoft Milano, praticamente. Piccola pausa dalla scrittura, dalla tesi, seguendo un po' il Farenz. Buonasera, buonasera a te. Ecco. Oggi è il mio compleanno. Cremunese Gamer, figa, tanti auguri. Come lo festeggi? Andando a letto alle 11, giustamente. Perché da stasera c'è il coprifuoco. Oltre Sins of Memory. Sins of Memories. Of Memories. From a Memory, cazzone. Quale altro album ti piace di Dream Theater? Al secondo posto ci metto Images and Words. Fa freddo lì a Cremona? No, fa un caldo della Madonna, calcolando che siamo a... Faccio vedere che butto via la sigaretta nel cestino. Cestino. Eccolo lì. Farenz, quale pensi sarà la nuova feature della console successiva Switch? Non ho la più pallida idea, ma scommetto che anche la prossima console Nintendo sarà ibrida. Bayer, colui che si occupa del reparto acquisti? No, non sono assolutamente io. Sei mai stato a Bassano del Grappa? No. Non sapevo fossi un fan dei Dream Theater, ti stimo ancora di più. Purtroppo però devo ammettere che il mio amore nei confronti dei Dream Theater si è spento con gli anni, dal 99 in poi, appunto da Sins From a Memory in poi. Per me non è che non siano più esistiti, ma non hanno più raggiunto quel picco. Hai mai visto i Dream Theater dal vivo? No. Fanno il coprifuoco fino alle 5, perché dopo escono i vampiri. Esatto, sono stato io a chiedere a Conte, ascolta, non farlo fino alle 6, fallo fino alle 5 in modo tale che riesca a fare la mia camminata. Farenz è diventato troppo family friendly, ma vaffanculo, va. Avrà gli interessi, ingressi regolamentati, ma la fiera c'è. Mai stato in Veneto? Sì, ragazzi, sono stato in Veneto. Paradossalmente fatturano di più le compagnie italiane che fanno localizzazione, ormai una sola, che quelle italiane che sviluppano, sì, confermo. Hai mai avuto la passione per il parkour? Ma secondo te, figa, cioè sono uno che cazzo inciampa in un marciapiede, faccio parkour. Non è niente da dire, quindi bestemmio. Vabbè, così. Pareri sulla serie Yakuza? Amò. Farenz, ti senti il padre Pio di YouTube Italia? Scusami, perché non sono uno spendaccione, non ho le mani bucate. Ciao Farenz, Piacenza merda, sempre comunque. Secondo te quanti anni ancora sarà supportata Twitch? Non ho idea, non riesco a fare previsioni sulla vita di una piattaforma. Non sono il mago Telma. Stamattina mentre stava per volare è stato molto family friendly. Dai cazzoni. Cosa ne pensi dei primi giochi PSP? Io penso che i primi Grip Shift, Pursuit Force e Assassin's Creed siano stati un buon inizio di vita per la console portatile Sony. No, esatto, vedi, devi stare un po' più in avanti se vuoi imparare a pattinare. Allora, la PSP ha regalato anche delle chicche interessanti. Personalmente non credo di arrivare a 5. Tuttavia, nonostante il mio odio per quella console, effettivamente di giochi ne sono usciti parecchi ed interessanti a livello globale. Direi che, cioè, non è una console morta a causa dei pochi titoli per essa, ecco. Farenz, come lo vedresti un GTA made in Italy con la trama basata sulla mafia italiana? La seconda parte della domanda ci potrebbe stare, un GTA ambientato in Italia anche, ma probabilmente avrebbe meno appeal. Perché mi vibra il coso? Ah, ok. Farenz, ti consesso di avere una domanda con una tua flop 10 di sottofondo? Ecco, io no. Farenz è legato a Genova perché ci sono io. Interessante sarebbe vedere una tua live tutta in cremonese stretto. No, in cremonese largo, perché il cremonese sbiascica tutte le vocali e lo si può sentire tranquillamente nella mia parlata quando parlo in italiano anche. Ho sentito da Dario che sarai ospite il 31. Confermo. Non anticipo per chi vuole la sorpresa. Cazzo, l'hai appena fatto. Farenz, ma se ti chiedessi un gioco ficcante con i dinosauri che non sia Ark, che è una cozzaglia di varie cose, nemmeno un gestionale come Jurassic World Edition, quale gioco ti viene in mente? Cadillac and Dinosauri, Dinosaurs, quello che è. Hai qualche gioco da consigliarmi per il 3DS? Sì, parecchi. Porco Diaz, che cazzo di animale era? Figa, queste live sembrano allo zoo, praticamente. Gosh, quanti gettoni persi. Farenz, avevi giocato al capitolo di Assassin's Creed su PSP, Bloodlines? Sai che non me lo ricordo? Era quello in 2D?
forse sì, Urbino merda, vabbè. Poi Vita è stato un flop per i mancati titoli, quello sì. Come Sonali 6 era buona, sono d'accordo. Era la scimmia di Avo. Farenze mai giocato un gioco della serie Tales of? Sì, solo Sinfonia su GameCube. Farenz, allora che fai di bello alle fiere di settore? Mai stato all'Excel di Londra? Se non sai qual è il settore, come cazzo fai a spararne una a caso? Le scimmie con la Cremona. Ma lo sciarpino da pensionato? No, lo sciarpino serve per proteggermi la gola, perché, ahimè, è uno dei miei punti deboli, nel senso che se prendo un colpo d'aria alla gola mi vengono delle febbri, non so neanche, è giusto dire febbri? Sì, delle febbri, delle... Vabbè, mi viene una febbre dal signore e non è il periodo di prendere una febbre dal signore. Farenz, ma un gioco di bocce non ne conosco. Farenz, che giocone hai, che hai riesumato? Quanti pomeriggi ho passato in sala già? Ah, cadi la candina sopra. Sì, è giusto, febbri, boh. Ma sei nel canaletto vicino a San Zeno? No, hai sbagliato completamente zona. Cazzo, sono arrivato tardi? Oltre ai Dream Theater, quali altri band metal apprezzi particolarmente? Numerose. Metallica, Symphony X. Poi dipende anche dal tipo di metal. Per esempio, se vogliamo sconfinare sul power metal, sono sempre stato un fan di un gruppo assolutamente truzzo, ovvero gli Stratovarius, per dire. Farenz, vale la pena giocare a Metal Gear Peace Walker? Sì, però se mi consenti un consiglio, non giocarlo su PS Vita, su PSP, ma giocalo su PS3 se sei in possesso. Gola is the new tallone da kill. Come fate ad orientarvi in pianura senza montagne o colline? Fortunatamente non sono un cazzo di navigante e quindi non ho bisogno di punti di riferimento reali, ma mi basta un navigatore, cazzone. Parlando di GameCube, ti è piaciuta la sua libreria di giochi? Domanda bella, sì, vabbè, in generale non posso dire di no, perché anche il Wii U, che ha avuto una libreria tutto sommato esigua, ha sempre avuto le sue chicche, o meglio, i giochi appartenenti a saghe che amo da una vita e che quindi non posso definire come una console deludente. Il GameCube sicuramente mi è piaciuto più del Wii U, per dire, però a sua volta il Wii U mi è piaciuto più del Nintendo 64. Vabbè che è una generazione che ho vissuto veramente poco, quella, proprio a livello di console. Ne parlavamo stamattina o ieri mattina del fatto che abbia recuperato il Nintendo 64 solo per quegli spot, quegli giochi che non potevo perdermi per nulla al mondo, però non sono tantissimi. Farenzi, videogiochi non mi soddisfano più, consigli? Non videogiocare più, fai qualsiasi altra cosa, il decoupage, dati al maneggio, dati all'equitazione, al maneggio, dati al giardinaggio, fai qualsiasi altra cosa, vedrai che la passione tornerà, o comunque la voglia di rimettere le mani sul pad. Intanto qua, ma scusa, c'è briciola, secondo me non lo vedete neanche, però lì c'è un coniglio. Boh, prego, te l'ho detto. Manca un elefante, abbiamo fatto lo Zoo Lab di Oron. Ferenc, cosa ne pensi? Che Nintendo stia definitivamente uccidendo Wii U? Che cazzo vuol dire stia definitivamente uccidendo Wii U? Perché è vivo Wii U, scusami, ma che cazzo di domanda è? Farenzville, Farenzo, al tuo caro Farenz, dicesti, di Metal Gear parlerei per ore e ore, aspettiamo la live. No, perché sarebbe un rompimento di coglioni. Farenz, mi vuoi bene? Un pochino. Farenz, sei famoso a Cremona? Assolutamente no. Anzi, qualcuno ha osato mettermi su Wikipedia tra le personalità influenti di Cremona, tipo insieme a Tognazzi, a Mine, a Gianluca Vialli, e qualcun altro mi ha cancellato, ma questo ancora anni fa, quindi direi di no. Anzi, se voi siete degli influencer a livello di Wikipedia, andate a correggere la cosa. Cazzo, ah ok, Gianluca Vialli, cazzo ridi, boh. Farenz, ti renderemo sindaco di Cremona? No grazie. Farenz, ti ricordi Condemned? Il 2 è una merda come il primo? Io ricordo il 2 abbastanza noioso, ma perché non andava a migliorare in maniera sensibile il gameplay già abbastanza zoppicante del primo. Quindi sono due giochi, se non mi ricordo male sono di Sega, tra l'altro, che non mi sentirei di consigliare, ecco. Strabuona sera a tutti, Bambola 38.
ormai sei molto simile a Vialli, vaffanculo. Io sono abbastanza deluso da PS5, il suo design sia esterno che di Wii e Wii X. Sembra che Sony si sia svegliata all'ultimo nel fare il design e tutta la parte estetica, non sono convinto. Bene invece Microsoft, anche a me piace di più, mi sta convincendo sempre di più nonostante sia un suonaro da sempre. Vabbè, Farenz, chi avevi di inglese all'ITIS? La Filippi, 5 anni di Filippi che purtroppo è già passata a miglior vita qualche anno fa. Comunque non ho ancora capito se proverai Valhalla. Sì, certo, ci giocherò, ma non al lancio. Gioco di Sonic preferito? Il 2, rimarrà sempre il 2. Farenz, il tuo champion preferito di League of Legends? Non so, non ne conosco nemmeno uno. Farenz, ma anche Tognazzi urlava Dio quando si arrabbiava? Secondo me sì, però ci aggiungeva anche un cane o un porco. Farenz, potresti candidarti per governare la regione? No. Ti piace la frittola? Sì, credo di averlo dimostrato. Farenz, tasso fisso o variabile? Ora come ora meglio il variabile, ci sono i tassi assolutamente bassissimi, quindi se dovete comprare casa oggi pomeriggio fatelo. Farenz, devi stare più avanti per pattinare bene. Quando ti svegli e ti senti vecchio, ricordati per i marchettari rientri nella categoria dei mille... Non ho capito questa frase. Farenz, una prima... Cosa ne pensi dei tramezzini di Ugo? Penso che tu non segua le live, perché ho già dedicato almeno 10 minuti, se non un quarto d'ora, ai tramezzini di Ugo in una live precedente. Meglio Crescione o Piadina Romagnola? Questa è una domanda interessante. Dico la verità, sono più per il Crescione. Cosa ne pensi del fatto che Siga stia uccidendo? Lavoro in banca, secondo te figa sono vestito come da banca? Farenz, può girarti di profilo? No. Farenz, tra quanto presidente agli USA? No. Farenz, ai conoscenti che votano Lega? Per fortuna, no. No, invece sì, li ho, purtroppo. Pasta al pesto o al sugo? Perché il pesto non è un sugo. Che spacchio è il Crescione? Meglio carbonara con pancetta o guanciale? La carbonara si fa col guanciale. Purtroppo, però, mi capita spesso di mangiarla con la pancetta. Farenz, sai di essere un millennial? No, non credo di esserlo. Ho appena letto che in Cyberpunk hanno fatto animazioni facciali differenti per ogni lingua doppiata, per garantire un labiale fedele. Dici che potrebbe diventare un nuovo standard o sarà una mosca bianca? Non lo so, è una feature comunque che secondo me non... Cioè, non so quanto possa immedesimarmi di più nell'azione. Cioè, stiamo parlando comunque di un gioco di cyber umani, quindi non... Cioè, è un bene che ci sia, per carità di Dio, però non la vedo come una feature fondamentale. Farenz, ti piace la polenta? Non tantissimo. Farenz, la qualità si nota dai dettagli, non so di cosa tu stessi parlando. Pancetto guanciale non importa, basta che si mangi. Preferisci Avon? Tra quanto ministro? Basta. Sì, al millennio dall'81 al 95. Bene. Top 3 paste romane? Ma tipo la matriciana me la consideri come pasta romana, perché non è romana, è di Amatrice. Sono sempre i genitori della donna che votano Lega, Dio. Stavo per leggere una saracca che vabbè non mancano sul mio canale, però neanche regalarle così al popolo. Farenz, è interessato al gioco di Harry Potter su PS5? Sì, abbastanza, però vorrei capire meglio come funzioni, perché non credo che tu vada ad impersonare Harry Potter o uno dei protagonisti della serie. E l'idea mi piace. Farenz, nella carriera di YouTube ci sono mai stati dissing con altri colleghi? E credo di sì, forse una volta con Zeb, ma o meglio è lui che ha cercato di provocarmi, ma sinceramente mi reputavo già abbastanza indenne a queste provocazioni, ecco, tutto lì. Non mi è mai fregato un cazzo di fare Barbara D'Urso su YouTube. Grano gorgonzola. Gorgonzola. Gioco di Harry Potter è ambientato tipo 200 anni prima dei libri. Non lo sapevo, buono a sapersi. Bene. Faranno di nuovo il libro magico per PS5? Mi auguro di no, francamente. Adesso passiamo nella via dei cani ostili. Perché tutte le volte che passo, figa,
Infatti non ci passo mai di mattina, perché tutte le volte che passo si mettono ad abbaiare in 25, quindi non vorrei disturbare troppo la gente. Adesso invece mi sembra ora che rompano un po' il cazzo. Farenze, ti trasferiresti a Malta per pagare meno tasse? No. E tra l'altro a Malta ho spedito della merce oggi. Minchia, con sti nomi sembra di giocare a Dark Souls. Vabbè, dai Brito. Eccolo lì Marco Galluzzo, grande. Farenze, la carbonara è onestamente buona anche con speck e parmigiano. Tu dovresti morire bruciato vivo. Una nuova vita si è aggiunta al Pokédex. Boh. Farenze, giochi ad Among Us? No. Ecco il motivo. Non ci consigli un gioco a tre quarti. Vabbè. Hai spedito la merce a Zeb? No. Farenze, anche tu hai un collega che vorresti prendere a colpi di PS4 Pro sulle gengive? Ma forse sì. Il tuo abitante preferito di Animal Crossing? Non ho la più pallida idea. Mi ricordo solo che in New Leaf avevo chiamato... No! Non mi... In New Leaf... si poteva, no? Cambiare il nome degli abitanti? E tipo c'era un maiale che avevo chiamato Prosciutto e mi faceva tanto ridere. Però adesso un piccolo aneddoto che... Se ci sono dei bambini, tappategli le orecchie. Se vi ricordate, non l'ho citato qua. Wow, cazzo! Vaffanculo. Chi è questo? Bunga Bunga Salt Guy. Quando ho fatto la live di Final Fantasy e ho parlato di Final Fantasy 8, non mi è venuto in mente un particolare che vi citerò ora. Ovvero, se vi ricordate... Si poteva cambiare il nome dei personaggi e anche dei coprotagonisti. E c'era il cane di Rinoa. Il cane di Rinoa l'ho chiamato Dio. Quindi, cioè, ero un bambino stupido, no? E quindi ogni super mossa veniva fuori Dio cannone, Dio alla riscossa, Dio di qua, Dio di là, figa, mi sbragavo da ridere tutte le volte. Beh, eccolo lì che l'ha scritto uno, Dio cannone. Scusate, ho fatto anch'io. Avete rotto il cazzo con sti fighe di formaggio, comunque. Sì, tra l'altro si chiamava già Angelo, il che non aiutava. Il cane di Renault ha chiamato Dio, sei un lord. Che ne pensi di Secret of Mana e Trials? Ma cosa c'entra? Ma basta questi videogiochi. Ma almeno oggi. Ma il dottor Avogadro che superiore ha fatto? Ha fatto lo scientifico, ha fatto l'Aselli. Che ridere, Farenze il mio. Farenze, grazie davvero della tua presenza. Eccolo qua il cane. Briciola, questo qua se gli metto dentro una mano, figa, mi ritrovo il moncherino. Figa, l'ho protinato, due giorni fa il cane strunzo l'ho chiamato. Farenze, il tuo Zelda preferito, amò. Sito porno preferito, amò. Senti, la mio cugino mi ricorda che l'avesse chiamato Scorro, il cane di Rinoa. Ho sentito Dio in questo, vabbè. Io ho chiamato Dio il cavallo in Red Dead Redemption, in Breath of the Wild, a più di 20 anni. No, in Breath of the Wild ho cambiato diversi nomi, ma tipo li chiamavo, non so, Gustavo, c'era Caschetto, c'era tutti dei nomi un po' stravaganti. Risparmio energetico, ragazzi, 5 minuti e stacco perché sono quasi giunto a casa e poi soprattutto sono quasi alla fine della batteria. Farenze, qualche aneddoto sui colloqui di lavoro? No, non credo. Il cavallo va chiamato Franco. No, figa, mio papà si chiama Franco, povero Franco. Moretto Caschetto? Esattamente, Francesco. Meglio un criceto o topo di fogno? Vabbè, io l'ho chiamato tipo Tempesta come Zorro. Che ne pensi dal Flair? Domandina da ignorante. Hades ha difficoltà frustrante alla Dark Souls o è più fattibile? Allora, non è difficile come un Dark Souls, nel senso che non è che con due colpi muori. Però è un gioco che evidentemente è basato sul farti rigiocare mille volte, cioè farti fare mille run, no? Però la cosa bella è proprio che tra una run e l'altra diventi veramente... cioè tocchi con mano la tua sempre maggior potenza. Poi per gli sfigati c'è anche una modalità God Mode, mi sembra, che non lo so se tipo ti faccia resuscitare ogni volta o se tipo ogni volta che muori diventi più potente ma senza dover ricominciare il gioco. Non lo so, non l'ho testata. Parenti, Legge Mocha, andrei in giacca e cravatta e Salo Pepper. No. Dead Cells l'hai finito? Sì. Farenze, prendi un aereo e chiedi a Yuri che ore sono, è importante. Ho appena recuperato il dissing di Zeb su YouTube, non credo, perché
all'epoca, ma vi parlo di almeno 10 anni fa, il suo dissing poi l'aveva fatto anche sparire. Ho finito Dark Souls a testa in giù con una PS3 60 GB, quella retrocompatibile sulla... vabbè. Grim Fandango Monkey Island 3. Direi ancora Monkey Island. Farnes Gradient è il grande spaghetto volante, non so cos'è, si è caccato sotto. Farà il video di Caro Farnes, ti scrivo quest'anno, molto probabilmente sì. Ecco, sappiate che è facile che a dicembre farò meno live perché dovrò utilizzare questo tempo per il Caro Farnes, però vediamo di dosare il tutto. Dovresti fare una pagina Twitch di fuck, di fuck you. Ma adesso il concerto non era il video di Splinter Cell? Esatto, allora c'è. Vabbè, Monkey Island o Temptation Island? Io ho ritrovato in cantina un vecchio pad Namco per PS1 per giocare picchiaduro. Dici che funziona su PS4 se compri un adattatore? Non credo. Minchia, vanno, mi cacchi di striscio. Sentiamo, guardiamo cosa non ho letto di così interessante. Adesso faccio passare. Eccolo qua. Ciao, sono Carmelo, per gli amici Carrie. Ecco, Carrie non si scrive così, però vabbè. Allora, top 3 benzinai, tac. Aspetto il Natale solo per il Caro Farnes, ti scrivo, altrimenti posso anche cancellarlo. Figa, te scherzi, ma quest'anno non so come arriveremo a Natale, ragazzi. Hai già visto il gameplay di Valhalla? Se sì, che impressioni ti ha dato? No, non ho mai visto un gameplay di Valhalla. Farnes, ti ricordi il tema di Halo? Ti ricordi il tema di Halo? Temi musicale? No, non ho idea. Quanto sta la benzina al litro oggi? Non lo so. Speriamo in bene, Marco, va. Davvero. Ciao Mitico, ciao Gembro. Farenz, dai che devo andare a comprare la lattuga al coniglio. Farenz, ti piace il melograno? No, mi fa cagare. Perciò, anche proprio perché è un anno così, caro Farenz, deve uscire assolutamente. Va bene, se me lo dici così, lo farò. Top. Farenz, ma ha mai avuto un avamposto ad Avellino per avvantaggiarsi? Vabbè, dovrei ridere. Si ipotizza lockdown di 3 settimane. Boh, non vedo come sia possibile ipotizzare un lockdown di 3 settimane. Cioè, come fai a fare previsioni su una cosa del genere? Anche quando siamo stati chiusi in casa all'inizio dell'anno. Cioè, bene o male, di settimana in settimana si decideva come proseguire. E almeno io quando ho cominciato a stare in lockdown si diceva che sarebbe dovuto durare una settimana, invece sono stato in casa 7 settimane. Un lockdown in 3 settimane sarebbe una minchiata. Infatti, hai mai comprato un accessorio pieno di LED truzzi da gaming? No, mi piace la figa. Ma ormai non si chiuderà più, credo. Un nuovo lockdown metterebbe tutto in ginocchio. Sì, però metterà in ginocchio anche questa seconda ondata, attenzione, forse è Conte. Faranno in Sardegna. Farnes, qual è la bestemmia? Vabbè. Farnes, ti ho mai dissato. Farnes, oh, che palle, ragazzi. Madonna, Cristo. In casa nuova prenderai una sedia da gaming? No, perché, ripeto, mi piace la figa. Mi piace la figa nel 2020 e da normi. Non so cosa voglia dire normi. Cyberpunk lo giocherai? No. Non al lancio, scusate. Non sono stato specifico. 2 minuti e stacco. Farenz, mi sono iscritto ma non ci sono gli alert. Ma io non ti vedo. Eccolo. Figa, dai un attimo tempo al tempo. Mike Brazowski. Farenz, quanti bagni avete in casa? 2? Adesso 1. Alla casa nuova 2. Anche perché siamo raddoppiati a livello di persone in casa, quindi occorreva un cesso in più. Per esempio, è che gli ospedali si stanno riempiendo di nuovo, lo so. Qua a Pesaro, dove lavoro, io, già un intero reparto di nuovo pieno, lo so. Cosa significa bestemmia maschile o femminile? Farenz è una soffitta? Sì, però è la utilizzerò come magazzino, come cantina, diciamo. Non credo sarà particolarmente abitabile, specie di d'estate. Ciao Farenz, ti voglio bene, anch'io, amore mio. Meglio qualità o quantità sul cibo? Ma anche questa, ragazzi, è una domanda meravigliosa. È una domanda perfetta per questa live. Peccato che abbiate cagato il cazzo con i videogiochi. No, a parte gli scherzi, dipende. In genere sono per la qualità, naturalmente. Però se tra un cibo ottimo
cioè vi faccio un esempio stupido, tra un piatto di non lo so, di tortelli fatti da cracco che mi arrivano al ristorante e me ne trovo tre in un piatto e dovrei dire che buoni, come sono sazio, allora preferisco comprare una busta di tortellini di John Frog, di Giovanni Rana, e mangiarne un chilo a 1,50 euro. Che figo è stata, vabbè, all'antico pavone in San Martino in Beliseto c'è sia la quantità che la qualità, e in più si spende poco. Concordo pienamente, è vero. Altro sponsor proprio la guizza John Frog. Farenz, hai la lavastoviglie in casa? Sì, non vivo nel Burundi. Concordo con i tortelli, bravo. Cosa pensi che la nuova moda di questa generazione potrebbe essere quella dei remake? No, non lo sarà, tranquillo. Vai, partnership con Giovanni Rana, poi offri la cena angolare, va bene, ci sto. Il problema è che non so dove ho messo le chiavi di casa. Eccole. Non ho lavastoviglie, sei in Burundi. Assassin's Creed Origins ti era piaciuto più di Odyssey? Sì, sicuramente. Come si svolge una normale Natale in casa Farina? Ne parliamo domani mattina alle 5, dai. Se vuoi saperlo, alzati. Tortello angolare, ti mancano le fiere? Sì, parecchio. Anche perché per causa di forza maggiore negli ultimi anni non ci sono potuto andare. E quest'anno sarebbe potuto essere l'anno del mio ritorno a Lucca, che avrei goduto molto volentieri. Invece, purtroppo, giampa. Speriamo nel 2021, cazzo. Vasca da bagno, doccia tutta la vita. Però va detto che se sei da crack e simili, le porzioni sono piccole, ma nel menù ti danno tipo 8-9 portate. Lo so, però non fa per me. Molto semplicemente perché quando poi mi ritrovo tre tortelli, tre agnolotti nel piatto, mi incazzo e mi si blocca lo stomaco. Mai giocato a GDR cartacei? Purtroppo no. Per te, regalaci una frase per conquistare a colpo sicuro le donzelle. Vabbè. Ti mancano le ferie? Nel corso della vita sei diventato Antoine? No. Comunque sì, ragazzi, vi saluto. Sono arrivato a casa, vi auguro buona serata. Fate i bravi. Noi ci vediamo domani mattina alle 5 se non piove, visto il cielo non particolarmente promettente. Va bene? Fate i bravi e fate a modo. Ciao tesoro.